straordinario fenomeno, la statua della Madonnina di Civitavecchia ha iniziato nelle ultime ore a trasudare un olio miracoloso. Salve a tutti, carissimi. Oggi voglio parlarvi di un fenomeno che sta accadendo proprio in queste ore. Oggi è il 22 aprile del 2024, ormai da circa 12 ore, quindi da ieri, ha iniziato ad accadere un fenomeno veramente straordinario. La statua della Madonnina di Civitavecchia ha iniziato a trasudare un olio miracoloso. Prima di parlarvi nel dettaglio di quello che sta avvenendo, ricordo per coloro che non conoscessero i fatti che cosa è la statua della Madonnina di Civitavecchia, cioè perché cosa è nota questa statua. Questa statua della Madonnina di Civitavecchia è nota perché tra il 2 febbraio e il 15 marzo del 1995 avrebbe stillato per 14 volte lacrime di sangue. Da dove veniva questa statuina? Questa statuina era stata acquistata nel settembre del 1994 dall'allora parroco della chiesa di Sant'Agostino di Civitavecchia in Croazia, a Međugorje, da un artigiano locale. Quindi, una volta tornato dal viaggio in Međugorje, questo parroco di Sant'Agostino aveva donato la statuina ad una famiglia locale che aveva esposto la statuina alla venerazione, insomma, della famiglia. Era per una venerazione personale della famiglia all'interno del giardino di casa, perché era una famiglia molto devota, insomma, che amava tenere questa statuina nel proprio giardino. A un certo punto, il 2 febbraio del 1995, la bambina, una figlia piccolina di questa famiglia, si accorse che la Madonnina aveva incominciato a piangere lacrime di sangue. Da lì iniziarono tutta una serie di accertamenti riguardo appunto a questa statuina, che chiaramente venne prelevata dall'abitazione di questa famiglia. E si stabilì che la statuina aveva lacrimato spontaneamente, cioè non c'era stato un meccanismo interno che l'aveva fatta lacrimare, si era trattato di una lacrimazione spontanea, quindi non indotta da alcun meccanismo interno. È stato fatto l'esame del sangue, delle lacrime di questa Madonnina che aveva iniziato appunto a piangere lacrime di sangue, ed è risultato che il sangue apparteneva praticamente era di genere maschile. È anche stato estratto il DNA di questo sangue, che ha confermato le sue caratteristiche maschili e ha confermato che si tratta di un DNA abbastanza diffuso, che ce l'ha, presenta caratteristiche comuni a quello che appunto c'è. Questo tipo di DNA ce l'ha una persona su 50.000, quindi è un tipo di DNA molto molto comune. E che cosa è successo? È successo che poi praticamente questa statuina, dopo tutti gli esami, gli accertamenti, adesso è stata, non è più di proprietà, insomma, di questa famiglia, ma si trova custodita nella chiesa parrocchiale di Sant'Agostino sotto una teca chiaramente di vetro, ed è sottoposta alla venerazione di tutti i fedeli, che chiaramente potete immaginare sono accorsi in massa dopo questo fenomeno. Per quanto riguarda il giudizio della Chiesa Cattolica, la Chiesa non ha ancora espresso un giudizio definitivo circa la soprannaturalità dell'evento delle lacrimazioni. E questa famiglia, diciamo, ecco, dopo questo fenomeno, praticamente non è più, ha perso, insomma, la proprietà di questa statuina, e allora
un cardinale ha donato in data 10 aprile 1995 a questa stessa famiglia un'altra statuina della Madonnina di Medjugorje per sostituire appunto la statuina originale conservata nella parrocchia di Sant'Agostino. Ebbene, questa seconda statuina avrebbe prodotto esudazioni di olio profumato e anche lacrime in occasione della scomparsa di Papa Giovanni Paolo II nel lontano 2005. Inoltre, sembra che una persona di Civitavecchia abbia avuto tra il 2005 e il 2006 ben 92 apparizioni mariane accompagnate da messaggi, sul contenuto dei quali questa veggente appunto sarebbe vincolata dal segreto. Alcuni di questi messaggi sarebbero collegati anche al terzo segreto di Fatima. E questi messaggi sono stati rivelati a un monsignore locale al quale soltanto spetterà la decisione di renderli o meno noti in futuro. Ebbene, che cosa è successo? È successo che in queste ore la statuina della Madonna di Civitavecchia ha incominciato a trasudare un olio, si presume, non si sa se profumato. E questo appunto non è la prima volta che accade, perché appunto è già accaduto in passato, solo che non è ancora chiaro se la statuina che sta trasudando quest'olio miracoloso sia quella originale conservata nella parrocchia di Sant'Agostino a Civitavecchia o la statuina che la seconda la statuina la copia che ha ricevuto in dono, insomma, questa famiglia per compensazione dopo in qualche modo la perdita dell'altra statuina della Madonnina che adesso appartiene all'autorità ecclesiastica. Quindi una delle due statuine della Madonna di Civitavecchia in queste ore sta trasudando un olio miracoloso, insomma. Ricordiamo, ecco, che alla lacrimazione delle lacrime di sangue appunto avvenuta nel 1995, poi sono accompagnati tutta una serie di eventi miracolosi e straordinari, soprattutto la conversione. Ecco, molte persone si sono convertite dalla loro condotta, diciamo così, riprovevole, e pare siano accaduti anche un altro tipo di miracoli, non solo guarigioni spirituali. E quindi attendiamo un attimo per sapere di quale delle due statuine stia trasudando un olio miracoloso, e comunque si tratta di un fenomeno soprannaturale che veramente lascia senza parole, lo vedrete dalle immagini. E sicuramente con questa famiglia che prima proprietaria della prima statuina della Madonna di Civitavecchia, adesso proprietaria di una seconda statuina, è stata proprio, sembra essere proprio una famiglia eletta, scelta da Dio in qualche modo, e che agli occhi di Dio in qualche modo merita proprio questi segni straordinari, proprio come faro magari anche grazie alla fede profonda di questa famiglia, per poter proprio stimolare anche una riflessione, no? E la Madonnina sceglie sempre i cuori più puri per poter dare dei segni, ecco. E quindi in attesa di aggiornamenti riguardo appunto alla statuina della Madonnina di Civitavecchia che in queste ore sta trasudando un olio miracoloso, insomma, profumato, vi lascio a queste immagini lasciandole alla vostra valutazione. Quando avrò altre notizie al riguardo ve le comunicherò, insomma, tempestivamente. A presto. Cari, santa giornata e santa meditazione.